Sì, un concorso fotografico che presentiamo e che muove i suoi passi attraverso i social network, Facebook e tutto ciò che si muove attorno ai social network, questa nuova frontiera in qualche modo della socialità. Ci auguriamo attraverso questo concorso, che è una bella idea del laboratorio Pensieri Scomposti, si possa attirare l'attenzione di tanti giovani, ma di tanti nostri concittadini non soltanto, rispetto agli angoli noti e meno noti, ecco perché punti d'incontro della nostra città, la panchina che viene valorizzata attraverso magari la contestualità, il mare, cose note e meno note della nostra città che sicuramente otterranno anche il risultato di portare ad una sensibilizzazione particolare dei partecipanti e non rispetto alla nostra città. Che questo è particolare dal punto di vista turistico? Ma sì, abbiamo tantissimi eventi che si muovono in città senza soluzione di continuità, davvero abbiamo un'effervescenza particolare che ci viene dal mondo associativo che trova sempre la disponibilità del Comune di Salerno e da questo punto di vista pertanto possiamo confermare che dal punto di vista turistico noi abbiamo dei dati davvero significativi, da Luci d'Artista in avanti, già il primo trimestre abbiamo dati davvero rilevanti, siamo in aumento rispetto all'anno precedente nello stesso periodo, si prospetta una primavera davvero molto significativa in termini di presenze turistiche e gli eventi che mettiamo in campo con grandi sforzi ci stanno dando dei risultati e non a caso sul weekend possiamo dire che fino all'estate diciamo, abbiamo davvero difficoltà a trovare posti letto disponibili sia nelle strutture ricettive alberghiere che extra.